Benvenuti cari amici Making York in questo nuovo video. Come sempre oggi farò un breve update su Bitcoin e quello che è successo. Era un po' che non mi facevo sentire in particolare su questi update e sarà molto breve perché successivamente ho lezione, per cui però cercherò di darvi un po' tutto, di dirvi tutto sulla trendline e così via. Che cosa è successo negli ultimi 2 giorni? Sostanzialmente eravamo arrivati quasi a 9.700. Successivamente c'è questo profondo dump. Qua vediamo un Fibonacci. Successivamente ora sembra che la situazione si sia risolta, diciamo. E il problema principale è che eravamo appunto arrivati a 9.700 e oggi alle ore 3 siamo arrivati a 9.000. Abbiamo ottenuto i 9.000, il cui numero appunto psicologicamente un numero molto forte. Perché se fossimo andato sotto i 9.000, probabilmente ora viaggeremo sugli 8.500-8.400. Quindi, come possiamo vedere, qui sotto ci sono tanti ordini di vendita, ce ne sono stati tanti, guardate quanti ordini di vendita, però abbiamo ora ultimamente, naturalmente questa è un'analisi di ultimo minuto, molti buyers, ok? Speriamo che i buyers tornino. Naturalmente, se dovrebbe abbassare, non è un problema. Perché se voi state cercando di accumulare Bitcoin, anzi ben venga, perché vi permetterà di acquistare Bitcoin a un prezzo più basso e quindi accumulare nel tempo. Il mio obiettivo, come sempre, ve lo dico sempre, è quello di tenere Bitcoin per almeno 10 anni. Quindi sicuramente no, non vendo, sono holder, ok? E nemmeno non mi interessa di stare lì 24 ore al giorno a guardare i miei grafici. Naturalmente guardo perché nel caso dovessi trovare l'occasione, come ad esempio è avvenuto durante il coronavirus, di poter acquistare un bitcoin a 3.000 dollari, beh, capite che è insomma una grande occasione. Ad oggi ho fatto un 3 per dire. Quindi state sempre monitorate almeno 2-3 volte al giorno, guardate il prezzo e così via. Naturalmente ognuno, in base ai propri impegni lavorativi e non soli, deve adeguarsi un po'. Quindi che cosa è venuto? Brevemente, eravamo arrivati a 9.700, poi abbiamo scaricato pian pianino dalle ore 6 a circa le 7.50, successivamente ha rintracciato, poi qua un profondo scarico anche qui dalle ore 9, successivamente abbiamo stabilizzato e poi questa notte è arrivato questo dump che appunto con il Fibonacci poi appunto ha ripreso. Ora che cosa succederà? Beh, che cosa succederà? Potremmo andare a vedere la trend line dell'ultimo minuto, circa per capire che cosa potrebbe succedere. Ora, qua stiamo rintracciando, ok? C'è stato questo profondo pump e qua un po' mi ricorda quella che è la struttura di Bart Simpson, non so se vi ricordate, che come c'è stato questo pump potremmo rintracciare così e successivamente andare su di nuovo. Naturalmente quello che bisogna tenere è l'area dei 9.000, ok? Quindi quest'area qua, se noi teniamo quest'area possiamo stare tranquilli. Nel caso appunto dovessimo andare giù, comunque non è una cosa brutta perché potete acquistare, naturalmente se voi fate acquisti mensili come faccio io è una buona cosa, quindi sconsiglio di, innanzitutto questi non sono consigli finanziari, però se dovete appunto adeguare a vostra mente a questi acquisti, non comprate tutto in un colpo, ok? Ma cercate di fare acquisti dilazionati nel tempo, in modo tale potrete 1 mediare il prezzo, 2 psicologicamente la notte dormirete perché non avrete grandi variazioni e 3 vi abituerete a fare holding, cioè a tenere i vostri BTC. Naturalmente come sempre io vi consiglio, nel caso doveste avere per cui una somma di BTC sempre più elevata, di prendervi un bel hard wallet, salvare 12 parole, la password e conservarle là. Nel momento in cui un giorno vorrete vendere, trasferirete i vostri bitcoin o qualsiasi cripto nell'exchange e successivamente l'exchange potete trasferire in banca oppure utilizzarli con le carte per gli acquisti. Quindi voglio sapere anche da voi il vostro commento, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video.